C'è ancora qualcuno che non crede agli UFO? Di recente il governo degli Stati Uniti ha desecretato importanti documenti in merito a questo fenomeno, un fenomeno per niente nuovo e che potrebbe risalire a tempi molto antichi. Alcuni li chiamano UFO, altri OVNI, oggetti volanti non identificati. Di recente è stata anche proposta un'altra sigla, UAP, ovvero fenomeni aerei non identificati, ma la sostanza non cambia. Da sempre l'umanità ha avuto a che fare con questi oggetti, avvistati nei cieli di tutto il mondo. Si tratta di veicoli extraterrestri? È molto probabile. D'altronde, se esistesse anche soltanto una civiltà aliena ogni 10.000 galassie, ciò corrisponderebbe a 1 milione di civiltà extraterrestri per l'universo soltanto osservabile dalla Terra. Una stima bassa, ma che rende l'idea. L'universo, con molta probabilità, è infinito, per cui sarebbe davvero assurdo pensare di essere gli unici esseri intelligenti presenti nel cosmo. Anche Giordano Bruno la pensava così, e proprio per questo, nel 1600, venne condannato a morte dalla Chiesa Cattolica. Venne arso sul rogo e le sue ceneri sparse nel Tevere. Non vi sembra eccessivo? Eppure anche la Bibbia ammette l'esistenza di extraterrestri. Nel Salmo 23 è scritto: del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Gli antichi romani chiamavano clipeus ardens i loro dischi volanti, perché ricordavano la forma del clipeus, ovvero dello scudo tondo portato in battaglia. Da qui nasce il termine clipeologia, per indicare tutti quegli avvistamenti ufologici avvenuti nel passato. Nel 329 a.C. l'esercito di Alessandro Magno venne attaccato da due dischi volanti argentati in India. Si trattava forse dei Vimana? Infatti, negli antichi poemi epici indiani, si parla dei Vimana, mitici vascelli celesti, capaci di volare e raggiungere luoghi distanti in pochissimo tempo. Ci chiediamo quanto ci sia di vero in queste storie. Perfino Cicerone, nel suo De Divinazione, ci parla di globi luminosi risplendere di notte. Tito Livio, nella sua Storia di Roma, ci descrive oggetti a forma di scudi circolari sorvolare i cieli di Roma imperiale e ci informa che il secondo re di Roma, Numo Pompilio, fu testimone di quello che potremmo definire oggi un UFO crash. Anche Plinio il Vecchio, nella sua Historia Naturalis, ci parla di clipeus ardens, ma si spinge oltre, proponendo una prima classificazione. Egli infatti distingue gli UFO romani in più categorie: fiaccole volanti, lampade e bolidi volanti. L'imperatore Costantino vide una luce in cielo la notte prima della battaglia sul Ponte Milvio. Simili osservazioni vennero compiute da Seneca e successivamente in età medievale. Se ne parla ai tempi di Carlo Magno e dei Longobardi. Questi ultimi lasciarono una testimonianza scritta interessante. Una colonna molto luminosa scese a terra bruciando molte cose, per poi risalire in cielo da dove era venuta. La storia dell'umanità è ricca di simili avvistamenti. Ne avvennero ovunque. Anche Cristoforo Colombo, nel suo diario, scrisse di inquietanti fenomeni celesti osservati durante il suo viaggio verso le Americhe. Le cronache tedesche del XVI secolo ci raccontano di una lunga serie di avvistamenti avvenuti in Germania, e ne avvenne uno anche durante la battaglia di Lepanto nel 1571. Una notte apparve una gigantesca colonna luminosa che mise tutti in guardia. Il fenomeno incantò tutti i presenti, terrorizzandoli. Saltiamo di qualche secolo e arriviamo al Novecento. Al 1947 risale il presunto UFO crash di Roswell. Ma sapevate che alcuni anni prima un oggetto volante non identificato precipitò nelle campagne di Milano, suscitando l'attenzione di Benito Mussolini in persona? Ce ne parla Alfredo Lissoni, scrittore, ufologo e membro del CUN, Centro Ufologico Nazionale. Ci ha scritto, ci ha contattato uno dei personaggi che aveva fatto parte di questa storia, un nipote di Galeazzo Ciano. Fra il tanto materiale c'erano delle carte molto curiose, carte originali, telegrammi dell'epoca, carte del Senato, eccetera, eccetera, che raccontavano una vicenda stranissima, cioè nel 1933 un disco volante era precipitato in Lombardia e la polizia segreta fascista, l'OVRA, per ordine di Mussolini, aveva recuperato il tutto, aveva messo a tacere i testimoni, avevano trovato una spiegazione di comodo, dicendo che era un meteorite che era caduto. E allora in realtà è caduto, o si è incidentato, diciamo così, fuori Milano, nella zona di Magenta. Si dice che l'oggetto era stato recuperato e nascosto da qualche parte. Si parla di un relitto recuperato dall'OVRA, la polizia segreta del Duce, ma anche di esperimenti segreti nazisti e del gabinetto RS-33, incaricato proprio di indagare sulla tecnologia aliena e che tra i suoi membri avrebbe annoverato scienziati come Guglielmo Marconi e Filippo Bottazzi, già noto per i suoi studi sullo spiritismo.
Nei documenti si fanno anche i nomi dei membri di questo gabinetto RS-33, uno dei quali era Italo Balbo, che era l'asso dell'aviazione. Ecco, Italo Balbo era di casa la SIAE Marchetti di Vergiate, che in quella zona, insomma, in provincia di Varese. I nazisti avevano cercato di costruire degli, in realtà erano degli aerei a elica intubata, quindi una sorta di elicotteri, degli aerei circolari che si chiamavano V7. L'aspetto interessante dei file fascisti è che questi documenti iniziano nel 1933. Allora, in tanti, come Peter Colosimo, si sono chiesti: ma i nazisti da dove è venuta l'idea di fare un velivolo circolare che per certi versi era anche poco aerodinamico? Poteva essere molto rapido, però non poteva avere le prestazioni di un caccia. Ecco, noi oggi abbiamo la risposta e ce l'ha data Mr. X quando ci ha scritto dicendo: guardate che una parte di questo gabinetto segreto che fu creato da Mussolini, il gabinetto RS-33, ricerca e sviluppo, che doveva appunto studiare e sviluppare questa tecnologia, era in parte colluso con la Gestapo. Negli anni 40 una parte di questi scienziati italiani sotto banco passarono al Terzo Reich la documentazione e da quel momento effettivamente Hitler fece costruire questi prototipi, che però erano dei cassoni tremendi che esplodevano per aria, morivano i piloti. Diciamo che non sono stati realizzati, altrimenti la storia avrebbe preso tutto un altro andazzo. Diciamo che a tutt'oggi sappiamo che quelle che un tempo venivano considerate leggende sono realtà, che questi dischi volanti sono stati costruiti dai nazisti e poi sono andati distrutti, perché gli stessi nazisti hanno fatto a pezzi i modelli che avevano costruito utilizzando delle bombe a mano, perché nel frattempo arrivavano i russi. Allora siamo andati a frugare negli archivi russi, perché adesso che, insomma, sono caduti tanti muri, qualcosa esce e si scopre che i russi da anni stanno testando in una base segreta a Ulyanovsk dei prototipi che ricordano i dischi volanti, e qualcosina sono riusciti a costruire. Allora mi viene da pensare che nel frattempo, zitti zitti, i pezzi grossi dei servizi segreti siano andati avanti in queste ricerche. Quindi è una cosa che parte negli anni 20 e che dà all'Italia il primato dell'ufologia. In realtà tempo fa è venuto in Italia Luis Elizondo, che era il direttore scientifico degli studi del Pentagono sugli UFO, che tranquillamente a una cena privata ci ha detto: sì sì, noi americani sapevamo già dei fascisti. Al che tutti noi ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto: ma hai letto quello che abbiamo scritto noi, quello che hanno riportato i giornali? La sua risposta è stata: no, ce l'ha detto un agente dei servizi segreti italiani. Ah, quindi anche loro avevano tutta la documentazione. Allora non è andato tutto perduto. Fa piacere che qualche americano l'abbia riconosciuto, perché erano gelosi di questa cosa. Parlando di avvistamenti ufologici più recenti, non possiamo non citare quello avvenuto il 27 ottobre 1954 a Firenze. Più oggetti vennero visti sorvolare la città da diversi testimoni. In particolare, gli oggetti volanti non identificati vennero notati sorvolare il cielo sopra la cattedrale di Santa Maria del Fiore e sopra lo stadio comunale. Addirittura, la partita di calcio in corso in quel momento, un'amichevole Fiorentina-Pistoia, venne sospesa per alcuni minuti, finché gli oggetti non furono più visibili. Subito dopo questo avvistamento venne rinvenuta a terra una strana sostanza filiforme biancastra, definita in seguito dagli ufologi bambagia silicea o capelli d'angelo. Esiste forse un collegamento tra questa ondata di avvistamenti e ciò che successe a partire dal 1956? Mi riferisco al cosiddetto caso Amicizia, che coinvolse centinaia di persone fino al 1978. Un caso molto interessante di cui tratteremo nella prossima puntata. Ore 21:38. Fermo io. Senza telescopio, zoom normale. Non c'è più. Non c'è più, è sparito. L'ufologo e giornalista Alfredo Lissoni ha scritto molti libri sull'argomento, ma in questa sede vi consigliamo UFO, Progetto Genesi, Mir Edizioni. In quest'opera Lissoni tratta di criptologia e tracce di avvistamenti ufologici nella storia dell'umanità. Inoltre vi consigliamo UFO, i dossier top secret, dedicato proprio agli X-Files di Mussolini, argomento approfondito da Lissoni in questa puntata, così come in Luci nel cielo, in cui potrete trovare materiale molto interessante, come le riproduzioni dei documenti che Mr. X consegnò al Kun. Alieni, dei e demoni da altre dimensioni di Salvador Freixedo, Uno Editori, Teovnilogia, le origini delle religioni e dei mali del mondo. Secondo l'autore, il fenomeno UFO e quello religioso hanno molto in comune. Oltre alla Bibbia,
cui potete trovare il libro dei Salmi citato in questa puntata, vi consigliamo Dei del cielo, Dei della terra di Giorgio Pastore, in cui si parla di cripteologia. Fondamentale è anche Quanto manca l'incontro di Jan Heidmann, edizioni PM. Il libro poggia su solide basi scientifiche e porta all'attenzione dei lettori alcune questioni fondamentali. Quando manca all'incontro con intelligenze extraterrestri? Come comunicheremo? E soprattutto, siamo pronti?